Qualche anno fa scrissi come la musicoterapia potesse essere utilizzata come cura nei casi di stress, disturbi cognitivi, ansia, depressione, dolore e cefalea. Il 24 maggio scorso si è svolto il convegno Acqua, Luce e Suono nella riprogrammazione epigenetica del benessere nella Sala delle Feste della Regione Toscana a Firenze. È emerso che l'acqua, la luce e il suono possono essere importanti per il nostro benessere in quanto energia e vibrazione. L'acqua, ad esempio, viene considerata come un vero e proprio farmaco grazie alla sua capacità di veicolare informazioni. È capace di caricarsi di energia, di memorizzarla, trattenerla e restituirla, riportando equilibrio sul piano spirituale e fisico. La vita inizia nell'acqua del liquido amniotico e il corpo è costituito in massima parte di essa. A proposito della luce, possiamo considerare l'uomo come un essere di luce. Siamo più degli atomi e delle molecole di cui siamo composti, esseri che emettono e comunicano per mezzo della luce, creature formate dalla luce. Il colore senza la luce non potrebbe essere percepito e utilizzato per la cura con la cromoterapia, che agisce nell'insieme del corpo, o la cromopuntura su un punto specifico, per un riequilibrio armonico, profondo e duraturo. I benefici del suono, di cui ho già parlato, sono stati confermati a Firenze. La musica modulata induce rilassamento, intuito, sincronizzazione cerebrale, riduce la pressione sanguigna portando benefici cardiaci e nervosi. È stato sperimentato il beneficio anche in natura. Vicino a Montalcino, in provincia di Siena, la musica di Wolfgang Amadeus Mozart, trasmessa ogni giorno dagli altoparlanti fra le vigne, fa in modo che la vite maturi 2 settimane prima del previsto e che i parassiti vengano tenuti lontani grazie alle onde sonore. Alcuni ricercatori della Facoltà di Agraria, dell'Università di Firenze e dell'Ateneo di Pisa, si sono interessati agli effetti di questa musica. La rappresentazione visiva di questi 3 elementi è racchiusa nella pittura di un'artista relatrice al convegno, Daniela Biganzoli, in Arte Dab. Già Leonardo da Vinci, spiega Daniela Biganzoli, diceva, anticipando di secoli la visione della fisica attuale, che alle stesse leggi obbediscono le onde sia dell'acqua, sia del suono e della luce. Attraverso la mia pittura quantistica, continua Biganzoli, cerco di integrare concetti scientifici e spirituali in una visione olistica che tutta abbraccia, analizzando e rappresentando in un'opera. Acqua, luce e suono influenzano il DNA, gli elementi acqua, luce e suono importanti per il nostro benessere. Questo è ancor più vero se pensiamo che la nostra vista è in diretto contatto con le cellule nervose, per cui la visione personale di un quadro può essere acquisita come sensazione e rappresentazione di benessere. Articolo successivo. Articolo precedente.